Andria fidelis nostris affixa medullis. Andria fedele, unita al nostro cuore. È la frase detta da Federico II al ritorno della Sesta Crociata e scritta sull'arco della porta Sant'Andrea, fatta costruire dall'imperatore. A dimostrazione di questo affetto reciproco, nella cripta della cattedrale vengono sepolte due delle sue mogli, Yolanda di Brienne e Elisabetta d'Inghilterra, entrambe morte per i postumi del parto. Stessa amara sorte per le due giovani imperatrici. I tanti castelli che l'imperatore svevo fece costruire o quelli che fece restaurare e abbellire in queste terre non avevano solo una funzione difensiva, ma rappresentavano nella concezione di Federico II il simbolo del potere regio sui sudditi. Il castello rappresentava quindi la forza dell'impero e la sua capacità di imporla. L'imponente castello di Barletta, costruito dai Normanni con successivo intervento di Federico, era il luogo in cui l'imperatore risolveva alcuni affari di Stato, promulgava leggi, incontrava dignitari, annunciava lieti eventi, come la nascita del figlio Corrado, e dove fu tenuta la grande assise per l'organizzazione della spedizione della Sesta Crociata. A Trani, Federico fece costruire in tempi molto brevi, appena 3 anni, il primo castello sul mare, sede militare e residenza regia preferita dal figlio Manfredi. Nella fantasia popolare, spesso non sono i grandi avvenimenti storici a rimanere impressi nella memoria collettiva, ma a volte eventi minori, che imprimono un forte carattere immaginario, come la disfida di Barletta. La scena, una cantina con avventori italiani, spagnoli e francesi. I francesi accusano gli italiani di non valere molto in guerra. Sotto l'abile regia degli spagnoli, la sfida prende corpo. 13 cavalieri italiani contro 13 francesi. La sfida ha luogo il 13 febbraio del 1503, in un epico torneo cavalleresco. Gli italiani, guidati da Ettore Fieramosca, battono nettamente i francesi. Ogni anno Barletta rievoca quel lontano torneo in una cornice esaltante di folla. C'è anche la Puglia selvaggia. La Puglia dei grandi uccelli, la Puglia degli arrivi di volatili rosa. È qui che Federico II veniva a caccia col falcone, si muoveva sui terreni scheggiati di pietra delle Murge, fino alle zone umide del mare. Forse è in questa passione per la caccia che c'era quest'amore di Federico II per le Puglie, ma anche per le donne. Perché bisogna dirlo, la gioventù pugliese è bella e queste città sono piene di incontri. Sono pieni di ombre, perché l'ombra pugliese contiene l'azzurro del mare, rinfresca la memoria. Bagliori di fuoco sull'acqua quando il sale è ormai pronto per essere estratto. Le saline di Margherita di Savoia, le più grandi d'Europa, hanno origini lontane. I romani vi estraevano il sale per l'impero. Luigi Vanvitelli, geniale costruttore della Reggia di Caserta, le ristrutturò nel 1754. Le zone umide di Trinitapoli e di Margherita di Savoia sono di interesse internazionale, come stabilito dalla Convenzione di Ramsar per la tutela dell'habitat dei 30.000 uccelli acquatici che qui sostano durante le migrazioni.
Stanziali sono una folta colonia di fenicotteri rosa e di aironi. La gestione e la tutela sono a cura del Corpo Forestale dello Stato. Fertili e nobili terre, dove regnano sovrani gli orti, verdure apprezzate in tutta Europa, dai carciofi alle famose patate colte sotto la sabbia, amate dagli inglesi e preferite dalla loro regina. Fertili e nobili terre, dove l'oro del grano rende prezioso l'orizzonte, dove l'ulivo, antica pianta sacra, quando s'alza il vento, rende argenteo il paesaggio. E dove, secondo le stagioni, la vite addolcisce il territorio con le sue ondulazioni, dipingendolo di verde, di giallo e di rosso. L'emozione di esserci spesso su queste strade dell'olio e del vino non si esprime solo con le parole, e la meraviglia si fa presente con uno sguardo che abbraccia insieme luci, trasparenze, colori e sapori. È lo sguardo curioso di chi sente di appartenere al territorio per averlo percorso, per averne gustato i frutti, ed è bello quindi lasciarsi cullare dalle magiche atmosfere di questa terra. Dalle zone umide della costa fino ai mondi di pietra di Minervino e agli ampi orizzonti di Spinazzola, 800 anni dopo Federico, l'incanto continua. C'è anche un'altra emozione incredibile e forte, forse per me la più grande, che si deve avere quando qualcuno va in vacanza in qualche posto. La cosa più importante è, al di là del mare, al di là dell'uva buona, dell'olio, al di là dei palazzi straordinari che si trovano in questa terra di Federico II, è che improvvisamente tu devi ritrovare te stesso. Questo è il vero viaggio, e la Puglia te lo permette.